Il sole bacia i belli, dice il proverbio. Adesso, Luca, non so se noi siamo proprio belli, ma di certo c'è che oggi pomeriggio il sole ha scelto di regalarci un po' del suo calore. Benvenuti a tutti da Fabio Caressa e Luca Marchegiani, ancora una volta insieme per raccontarvi i più e i meno di un'altra partita di calcio, che magari per alcuni di voi sarà il modo migliore per terminare un l'autopranzo, ma speriamo che lo spettacolo vi tenga svegli e non vi spinga invece a schiacciare un pisolino. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. Scenderanno oggi in campo col più classico dei 4-4-2. Mi aspetto che il gioco venga sviluppato dagli esterni, ma sarà cruciale il ruolo dei centrocampisti centrali, soprattutto come filtro. Dal canto suo, la difesa in linea e posizionata molto alta stringerà la zona di campo giocabile. In questo modo il pressing sarà più efficace, visto che lo spazio di manovra avversario viene ridotto. Non a caso è il più ortodosso dei sistemi di gioco. E ora si fa sul serio, si parte. La gioca in profondità. Prova a verticalizzare. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. E trova bene il compagno. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Grandissimo. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Bruno Alves si è fatto trovare pronto. Cerca l'uomo là davanti. Palla che esce. Bartolomei. Gioca una palla lunga. La mette in avanti. Gervinho. Ecco un'occasione di contropiede. La gioca a sinistra. Prova il cross. Beccato in offside da guardalinee. Il portiere la spedisce su. Gervinho. Prova la giocata di fino. Può metterla in mezzo. Bel gesto tecnico. Cross in mezzo. È troppo lungo, non ci può arrivare. Stanno concentrando i loro attacchi sulla fascia sinistra. Hanno scoperto i limiti degli avversari in quella zona del campo. Vedremo se sapranno sfruttare gli inserimenti. La difesa deve cambiare qualcosa per contenere gli avversari da quella parte. Stanno rischiando grosso. Pallone dentro. Intercetta il passaggio, pericolo. Prova a giocarla in profondità. L'inglese si fa vedere per ricevere. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Inglese. Non poteva fare molto altro. Inglese. Bella parata. Poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. Hanno sfruttato in maniera perfetta lo spazio dietro la linea difensiva. E poi, quando la palla arriva così precisa, è difficile non andare in porta. Calcio d'angolo battuto corto.
Bella apertura. Palla che filtra per Gervinho. Palla che resta in aria. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Bartolomei subisce fallo, guadagna calcio di punizione. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Ancora una scorrettezza e gli mostrerà il cartellino. Ora sa di essere marcato a vista. Un altro fallo e potrebbe vedersi sventolare in faccia un cartellino. La carica agonistica va bene, ma non deve esagerare. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Cross verso il centro dell'area. Salta e colpisce di testa. Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che siamo riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. Federico Ricci. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. La butta in mezzo. Para con grande sicurezza. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Occasione per il contropiede. Kuzka. Inglese. Inglese. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Tocco preciso. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Palla in avanti verso il compagno. Cross verso il centro. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Prova ad andare via con eleganza. Deve buttare dentro un cross. Prova a tirare. Pallone che esce, non nulla sopra la traversa. Ha fatto bene a provarci da quella posizione, meritava solo maggior fortuna. Tentativo di allungare il gioco. E la difesa riesce ad allontanare. E ora avranno una chance da calcio d'angolo. C'è la palla lunga in avanti. Federico Ricci. Prova con la palla lunga. Ecco il lancio. Riceve la palla. La conclusione. Si chiude il primo tempo con questa buona occasione. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Nessun gol ancora, 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Finora entrambe le squadre si sono dimostrate estremamente attente e concentrate, ma nel secondo tempo comincerà ad affiorare la stanchezza e la situazione potrebbe cambiare. Si libera della palla ed evita complicazioni.
Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Federico Ricci prova a metterci il piede. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Brugman scodella in avanti, alza la palla in profondità verso un compagno, arriva sulla palla e interrompe l'azione. Tenta la conclusione. Il portiere c'è. Prova a verticalizzare. Inglese. Palla che filtra per Jardim. Cerca lo spunto. Va al tiro. Un sacco alle spalle del portiere. E segnano il primo gol dell'incontro. Il portiere non l'ha vista partire, direi che la difesa gli ha ostruito la visuale. La palla si è infilata nel varco aperto dei difensori. Si porta in vantaggio 1-0. Qualsiasi cosa abbia detto loro l'allenatore nella pausa ha funzionato a meraviglia. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Marcature strette a quanto pare. Le individualità forti ne risentiranno. Qui ci sono in campo giocatori che solo con la loro presenza mettono paura, quindi attraggono al calcio di punizione per il Parma. Una ammonizione che non sorprende più di tanto. È difficile combinare qualcosa se hai così pochi uomini in area pronti a ricevere il cross. Un solo gol a referto fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Gervinho. E perde il duello fisico con l'avversario. Galabino. Di Gaudio. Prende chiaramente l'avversario, dunque punizione.
spazza via. Non c'era spazio. È proprio questo che devono fare, devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Assolutamente. Prova a giocarla in profondità. E trova il compagno. Sbroccati. Passaggio sulla destra. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. La loro manovra è fin troppo leziosa. La mette in avanti. Lotta, ma perde l'equilibrio. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Cerca l'uomo là davanti, sulla destra. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Calcio di punizione per il Parma. Inglese. Brugman. Che tentativo. La toglie dalla porta. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Devono cercare di portarsi avanti adesso, però non resta più molto tempo per cercare di segnare. Il Parma aspetta solo il triplice fischio dell'arbitro. Bartolomei. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Meglio in questa circolazione della palla. Non hanno più tanto tempo per rimediare. Riceve un pallone interessante. La gioca sulla destra. Palla al centro. Si lancia di testa. Ce l'hanno fatta. Non potevano trovare gol in un momento migliore. Ha trovato il tempo giusto sul pallone e l'ha messa dentro. Gran bel gol. Si è tuffato di testa. Ha scelto il modo più spettacolare per impattare il pallone. Mettono il sigillo sulla loro vittoria. Sì, direi quasi che è tutto deciso. Federico Ricci raccoglie un passaggio dalle retrovie. Cerca il numero. L'avversario ha avuto la meglio. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Ce l'hanno fatta, una grandissima vittoria. Guardate la gioia dell'allenatore, quella dei giocatori e ovviamente quella del pubblico che finalmente può festeggiare. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? La solidità difensiva è una grande iniezione di fiducia a tutta la squadra. Quando hai un assetto difensivo come quello di oggi, che ti permette di non subire gol, di non concedere niente agli avversari, tutta la squadra ne trae beneficio. Solo pochi secondi ancora di collegamento.